Questo sarà il 178esimo confronto tra Juventus e Milan in Serie A. I bianconeri conducono il bilancio con 68 successi contro 53 dei rossoneri, completano 56 pareggi. Dopo il successo per 1-0 nella gara d'andata dello scorso 22 ottobre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Milan in Serie A, per la prima volta dal 2018-2019, proprio con Massimiliano Allegri in panchina. Nelle ultime 6 sfide tra Juventus e Milan in campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol, nell'1-1 del 19 settembre 2021. La Juve è rimasta imbattuta in 6 delle ultime 7 occasioni in cui ha affrontato il Milan con meno punti in classifica rispetto ai rossoneri a inizio giornata di campionato, 3 successi e 3 pareggi in questo parziale. Si torna in campo per la 34esima giornata di Serie A, la Juventus è attesa da una sfida importante all'Allianz Stadium contro il Milan, gara in programma domani 27 aprile alle 18. I precedenti in casa della Juventus. Dopo 9 sconfitte fuori casa di fila contro i bianconeri in Serie A, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 3 gare all'Allianz Stadium in campionato, 2 volte, 1-1, solo una volta i rossoneri sono riusciti a non perdere in 4 trasferte di fila contro la Juve nel massimo campionato, tra il maggio 1991 e il marzo 1994. Il Milan può diventare la 6ª squadra contro cui la Juventus va in doppia cifra di successi in Serie A, all'Allianz Stadium, attualmente 9, dopo Fiorentina, 12, Roma, 11, Udinese, 11, Napoli, 10, e Lazio, 10. La Juventus è in generale la squadra contro cui il Milan ha perso più trasferte in Serie A, 43 in 88 precedenti, 23 volte, 22 n.